Buongiorno, un affusissimo benvenuto alle spettatrici e agli spettatori di Raimondo. Ma veniamo alle notizie. Ultima ora. Appena conclusi i festeggiamenti per l'anniversario della presa della Bastiglia, in Italia insorge il popolo delle mazzette. Al grido di chi è contro il mercato nero è razzista e evadere per essere liberi. Infatti, invocavano la liberazione di detenuti per frode fiscale. Il presidente dell'Unione Evasori Italiani, Oswald Lupino, ha dichiarato «un momento di grande unità nazionale». In segno di solidarietà, poi, alcuni italiani residenti a Monte Carlo hanno dato fuoco a degli yacht attraccati presso il porto di Cannes per incassare i soldi dell'assicurazione. E ora, spazio alla rubrica scientifica di Raimondo. Dopo Galileo, Leonardo da Vinci, Majorana e tutti i ragazzacci di via Panisperna, continua la grande tradizione scientifica del popolo italico. Ai vertici del più grande organo scientifico di ricerca italiano, il CNR, siede un luminare che sta spendendo tutte le sue energie per passare la storia. E dobbiamo dire che ci sta riuscendo alla grande. Il nostro carissimo Roberto De Mattei, scusate, il professor De Mattei, ha un curriculum davvero eccezionale per occupare il ruolo di vicepresidente del principale ente scientifico di ricerca italiano. Laurea in storia contemporanea, insegna storia del cristianesimo e della Chiesa presso l'Università Europea di Roma. Ma quali sono le mirabolanti dichiarazioni con cui De Mattei ha stupito il mondo intero? Che il pianeta si sta surriscaldando troppo rapidamente e bisogna intervenire in modo estremamente rapido per evitare conseguenze troppo pesanti per l'umanità? No, sarebbe una posizione troppo banale. Che Darwin ha preso un abbaglio e non è niente vero che l'uomo derivi dalla scimmia? Sì, ha detto anche questo, ma non siamo ancora alla rivelazione illuminante. Che il recente terremoto e lo tsunami in Giappone sono un castigo divino? Sì, è proprio così. È il Signore che ha scosso le viscere del Giappone. Uomo, pentiti dei tuoi peccati, se vorrai salvarti almeno la casa. Anche per oggi della Scienza in Angolo è tutto. Un grazie a voi ascoltatori e un ringraziamento particolare a Roberto De Mattei, ops, al professor De Mattei, per le fantastiche dichiarazioni che ci ha regalato. Un saluto dal vostro Costantino Lucifero e che la luce sia con voi. Società, varato un nuovo provvedimento per ovviare la discriminazione sul lavoro delle donne operaie che intendono procreare. A breve, infatti, saranno allestite delle sale parto all'interno delle fabbriche. I sindacati hanno dichiarato un grande passo verso la parità di trattamento fra uomini e donne. In busta paga le ore di assenza per parto saranno inserite alla voce ferie. Ma attenzione, dalla regia mi segnalano un collegamento con Serena Cripta. Serena, mi senti? Nicoletta, qui Serena Cripta. Siamo all'aperto in un parco di due ville. Il terrore è nell'aria. Attendiamo. Ma la sorte si è abbattuta in provincia, dove è stato trovato un cadavere in evidente stato di morte. Ora mi avvicino alla scena del delitto. Non c'è sangue. La scena è eccezionale. We'll be right back.
trovato un indizio. La vittima è stata folgorata dall'illuminazione. Usate lampadine a basso consumo. A te Nicoletta. Gossip. Abbiamo rintracciato per voi un autentico batterio italiano che per motivi di privacy preferisce rimanere anonimo. Durante un'intervista concessa in esclusiva a Raimondo TV, il batterio che chiameremo Z ha affermato: «Ho perso il lavoro a causa dei batteri extracomunitari». In seguito a queste dichiarazioni, il governo, da sempre sensibile alle istanze di parassiti, si sta attivando per garantire una fetta di mercato protetta per i batteri autoctoni. Spazi per la musica a Vicenza. Con l'arrivo dell'estate, con l'arrivo della calura estiva, finalmente i musicisti possono uscire dai bagni del bar per esibirsi in location open air d'eccezione. Vediamo. Ma Raimondo è andato ben oltre e ora vi offre una serie che rappresenta un crudo spaccato della società odierna. Arte. Vicenza rende omaggio alla Biennale di Venezia con l'opera dell'artista Hélène Entrechat, intitolata Fallo ancora. Un vibrante incoraggiamento a non cedere mai, nonostante i duri tempi della globalizzazione. L'opera si inserisce nel quadro dell'evento Piacere e Potere a cura di Arte d'Oltre ed è stata spiritosamente installata in una delle numerosissime rotatorie della città. E in chiusura una breve anteprima della nuova serie che a breve animerà i palinsesti di Raimondo. Up!
A nome della redazione di Raimondo e a nome mio personale, non mi resta che augurarvi buone vacanze. A presto!